Buonasera a tutti gli spettatori di Brescia TV, pochi minuti, una manciata all'inizio del derby del Garda, settima gara del girone d'andata di serie A2 a San Filippo, Brescia ospita Tezenis Verona, al microfono Jacopo Bianchi a mio fianco, ritorna in splendida forma, quasi, Alessandro Motta, ciao Alessandro. Ciao Jacopo e buonasera a tutti. Pochi giorni sono passati dalla partita in casa con Treviso, troppo pochi forse per gli allenatori che preferirebbero avere più tempo per preparare bene una partita così importante come il derby, certamente troppi per i giocatori che invece hanno voglia di scendere in campo e di dimostrare immediatamente che lo scivolone interno con Treviso è stato soltanto frutto certamente di un'ottima partita giocata dalla squadra marchigiana, che ha giocato un basket certamente eccezionale sia a livello difensivo che offensivo, e soprattutto la grande voglia, penso, ai giocatori di Brescia di tornare a vincere in casa davanti al proprio pubblico in una partita così importante come il derby dei laghi. Settimana un po' stile NBA per Brescia, 3 partite, 2 in casa, 1 in trasferta, poco tempo per preparare le gare, poco tempo per allenarsi, poco tempo per studiare l'avversario, molto più facile dal punto di vista mentale provare subito, come dicevi giustamente, a ricaricare le batterie. Stasera però di fronte, davvero affrontato sabato, la squadra più in forma del campionato, trovi quella che è sulla carta la squadra più forte del Genesio. Nelle prime giornate di campionato abbiamo anche parlato più volte di come la strada proposta dal calendario al Basket Brescia presentasse qualche insidia, ma certamente con squadre che, o provenendo dalla Silver o perché neopromosse, potevano essere, diciamo, dei gradini non così insormontabili. Con Treviso si cambia decisamente marcia, il mese di novembre sarà un mese decisivo e fondamentale per dare un indirizzo vero, non tanto la classifica del campionato, è ancora lungo, siamo semplicemente ancora nel primo quinto di tutto il percorso del campionato, quanto per capire qual è veramente lo stato della condizione attuale della squadra nei confronti dei top team della Lega. Una squadra che ha cambiato tutto dopo la grandissima delusione della scorsa stagione, Alessandro. Stagione regular season dominata e poi fuori dal percorso di playoff con una squadra con un budget da Serie A. Ricominciato da capo, il progetto guidato da Marco Crespi, allenatore che non c'è neanche bisogno di presentarvelo perché ha allenato per 20 anni in Serie A in lungo e largo, squadra con praticamente tutti i giocatori di Serie A, ex giocatori di Serie A o comunque prelevati da società di Serie A, confermato solo Boscagin, miglior difesa del girone est, concede meno di 60 punti, 59,5, insomma non una passeggiata la partita di oggi. Certamente no, non lo può essere, queste sono però le partite nelle quali squadre devono dimostrare il proprio valore, un valore che non è espresso soltanto dalle statistiche, da quello che si riesce a dimostrare in campo dal punto di vista della forza atletica, della preparazione tecnica e tattica, ma anche certamente di quella che è la disponibilità mentale al sacrificio, la volontà di affrontare le difficoltà per anche uscire dai momenti nei quali un attimino difficoltosi che il campionato lungo com'è propone. Attenzione, prima sorpresa, nel quintetto non c'è Hollis, parte Davide Brutini al fianco di Alessandro Cittadini, poi Fernandez, Holmes e Alibegovic completano lo starting five di coach Andrea Diana. Verona risponde invece col quintetto classico utilizzato fin qui: Spanghero, Rice, Sicoco, Boscagin e Matteo Daros. Tutto pronto per la palla 2, scopriremo magari più avanti nella gara se si tratta di un problema fisico di Hollins, una decisione tecnica di coach Diana, perché Verona è una squadra molto solida vicino a canestro. Primo pallone da Verona, palla da Marco Spanghero, ma subito da Rice, dentro per Daros, marcato da Brutini, gioca sul piede piano da Rosco, nel primo tiro c'è il primo errore, buona difesa di Brescia. Davide Brutini è riuscito a tenere benissimo l'1 contro 1 permettendo poi sul rimbalzo di
prende il primo tiro di pesce della gara, è una tripla sbagliata dal lato debole. Presto Holmes, poi deve tornare fuori. Michelotto da Ross, non trova vantaggio, lo gioca anche con Cicocco. La palla per De Ross, la Cacittadini. Si crea lo spazio per il tiro, ma arriva altro rimbalzo di Bruttini. Si resta sullo 0-0, 9 minuti da giocare. Bruttini, la gran palla di Fernandez. Bruttini, primo canestro, porta la firma di Davide Bruttini. Grandissima rollata all'interno dell'area, la difesa di Verona molto concentrata sugli esterni per evitare un facile scarico e hanno lasciato la più facile delle soluzioni. Rice intanto trova un canestrissimo con un palleggio, arresto e tiro in penetrazione sul gomito destro. Pareggia la gara, Raymond Rice, 2-2, 8 e mezzo da giocare. Alibegovic attacca Boscagin, lo scarico per Cittadini, un buon tiro a raggio da distanza, Cittadini non trova il canestro. Si resta sul 2-2, torna in attacco Verona, ribalta Cicocco proprio per Rice, torna da Spanghero, Picherola ancora con Cicocco. Spanghero, palleggio prolungato fino al centro dell'area, alza la lacrima, non trova il canestro, rimbalzo d'attacco, arriva finta di Cicocco, giocatore che se non viene tagliato diventa un fattore sotto le plance su entrambe le metà campo. La scelta di Brescia di nascondersi dietro il bloccante da parte sul pick and roll centrale tra Spanghero e Cicocco al quarto, e adesso c'è una brutta rimessa difensiva da parte di Brescia che si fa sorprendere sotto canestro. Diciamo che il giocatore Verona festa inappropriatamente la riga e ci toglie un grosso problema. Dicevamo prima, il continuato gioco in pick and roll, Brescia sceglie di mandare dentro Spanghero, il rischio è quello di prendere uno scarico o peggio, come più invece lasciare Cicocco facile. Alibegovic attacca la riga di fondo, buona penetrazione di Alibegovic, la palla fuori per Fernandez, sbaglia il tiro, bravissimo Bruttini a raccogliere il rimbalzo in attacco, poi va uno contro uno, Caparbi, Bruttini, c'è il contatto ma non viene ravvisato, fallo dagli arbitri. Resta fermi su 2-2, ritmo partita più congeniale a Verona che a Brescia. Spanghero vuole prendere il palleggio, arresto e tiro, gli sporca il pallone Fernandez, torna Cicocco per bloccare, c'è il fallo Juan Fernandez, trattenuta ai danni di Spanghero, primo fallo di Fernandez, secondo fallo per Brescia. I fischi del pubblico del San Filippo accompagnano anche qualche protesta della panchina, perché in effetti l'azione reiterata nei confronti di Fernandez era molto molto al limite del fallo in attacco dal punto di vista regolamentare. Errore mentalmente molto importante dal punto di vista Brescia, Cicocco ha sbagliato la cosa più facile. Errore con un po' di superficialità perché aveva è andato almeno 40 centimetri al di sopra per una facile bimba. Fernandez vuole attaccare l'area, fuori il primo tiro della sua gara, Reginald, bomba, 5-2 per Brescia. Aspettare che la gara arrivasse da lui, c'è 40 da giocare, Spanghero pareggia, resta il tiro molto difficile contro Alibu, contro Fernandez, ma prende rimbalzo in attacco Rice, allora può ripartire Verona, extra possesso fondamentale, Rice vuole attaccare il centro dell'area, pareggia, resta il tiro dal gomito, gran canestro, secondo in pareggio, resta il tiro, mano molto educata, educatissima, difficoltà nella difesa di Brescia per contenere questi continui hand off laterali e ripartenze in palleggio verso il centro a parte delle guardie di Verona. Cittadini ancora uno contro uno, Rott, poi torna da Cittadini, Cittadini attacca fronte canestro, Cicocco ma prende il controllo del piede perno. Non so quanto sia una buona idea Cittadini che attacca a fronte canestro Cicocco che ha piedi molto rapidi. Per la seconda volta Bruttini si è trovato in post basso qua davanti alla nostra posizione, in difficoltà a giocare uno contro uno,
lo scarico su Cittadini, che aveva spazio, ha preferito giocare un uno contro uno in arretramento piuttosto che magari un tiro piazzato. 5-4 il vantaggio di Brescia, 5 minuti e 50 da giocare. Spangaro attacca, troppo semplice, gli concede la riga di fondo Brescia, non arriva l'aiuto dal lato debole, sorpasso Verona, 6-5. Holmes è rimasto bloccato dal blocco di contenimento di punti sullo scarico di Alibegovic, allora altro pallone in attacco per Verona, è riuscita a mettere la testa avanti, 6-5, ancora Spangaro, ancora con Cicocco, è l'arma principale della squadra veronese, Alibegovic molto vicino alla palla rubata, ma l'ultimo tocco è proprio del figlio di Teoman, buona difesa di Brescia che però lascia solo 8 secondi all'azione d'attacco di Verona. Rimessa laterale di Verona che utilizzerà una serie di blocchi per orizzontale allontanamento, ancora qua palla sotto Cicocco che usa benissimo il corpo appoggiandosi. Gran movimento di Cicocco che è migliorato tantissimo la scorsa stagione, ha lavorato tanto in allenamento con coach Menetti quando vestiva la maglia di Reggio Emilia, è un giocatore sicuramente meno gretto dal biennio in cui era il campionato tedesco. Fernandez, il tiro a 3 punti, Fernandez pareggia la gara. Brescia è partito molto bene dall'arco dei 6-75, seconda tripla, 8 pari, 4-50 da giocare in primo quarto. L'attacco di Verona passa ancora dalle mani di Cicocco che gioca un ottimo uno contro uno sul fondo attirando tutta la difesa per uno scarico laterale. E gran palla di Cicocco, ma Spangaro sbaglia il tiro, inizio piuttosto silente di Spangaro, Holmes, sarebbero un paio di contatti, arbitro non premia il giocatore di Brescia. Allora Rice abbandonato in transizione, piazza la tripla, 11-8. Holmes aveva attaccato bene il raddoppio sul lato, non è arrivato il fischio degli arbitri. Verona ha un vero falli all'attivo, palla dentro per Cittadini, posizione profonda, buon tiro di Cittadini, non arriva neanche stavolta il fischio degli arbitri. Allora altro errore e Verona può andare in attacco col vantaggio di 3 punti. Difficoltà da parte di tutti i lunghi di questo campionato di giocare uno contro uno vicino a canestro contro Cicocco, sono ben evidenziate dall'ultima azione, le braccia lunghissime, l'atletismo mette certamente in difficoltà anche i giocatori di grande esperienza quali la Cittadina. Tiro sbagliato da parte di Giorgio Boscagin, da Ross a spendere il fallo a rimbalzo contro Cittadini. Primo fallo speso da Verona, 3.54 da giocare, Scaligera avanti 11-8. Verona che allunga la difesa, pressando, pressing fantasma per cercare di allungare un attimino i tempi dell'attacco bresciano. Lucciare qualche secondo al cronometro dei 24. Vengo invece fuori dai blocchi, vorrebbe servire Cittadini. Eccolo, adesso la ricezione per Cittadini che però deve tornare fuori. Alibegovic, tiro forzato, buona difesa di Boscagin che era attaccato. Brescia rimane ferma a quota 8, è a quota 8 da un paio di minuti. Boscagin poi attacca, uno contro uno Alibegovic d'esperienza, porta a casa il primo fallo. Mirza Alibegovic, il terzo di squadra, poi esce perché entra Riccardo Cortese, uno dei migliori giocatori di Verona in questo avvio di campionato. Tra l'altro in una delle partite trasmesse a livello nazionale è stato capace di realizzare un 6 su 6 consecutivo a 3 punti. Lui che non è un giocatore conosciuto per essere particolarmente affidabile dalla linea del 6-75. Palla ancora nelle mani di Verona, anche Brescia mette dentro Franco Busciati. Esce Reggie Holmes ma segna subito la tripla. Rivont Rice, seconda tripla per il giocatore americano, 14-8, minuto di sospensione di Diana che vuole vederci un po' più chiaro in attacco. Brescia sta facendo molta fatica adesso. Qualche difficoltà certamente in attacco, ma anche
anche poca lucidità in difesa nelle ultime azioni, nelle quali Rice è uscito oggettivamente troppo libero con troppo vantaggio. Anche su questa rimessa laterale qua, sulla quale certamente tatticamente la squadra si è preparata, lucida il difensore bresciano, nel caso specifico Busciati, era con qualche giro di ritardo. E attenzione a concedere spazio e fiducia a Rice, è vero che è un giocatore che sta viaggiando a soli tra virgolette 13 punti, è vero che è un giocatore che sta tirando con percentuali non straordinarie, però ricordiamoci che è un rookie, è al primo anno e arriva da un'esperienza al college molto significativa di Illinois. Se avrà il tempo di ambientarsi, Rice potrebbe essere un giocatore da categoria superiore. Vediamo com'è il rientro di Brescia, è sempre importante la prima azione rientrando dal timeout. Vediamo cosa ha disegnato Andrea Diana, molto spesso timeout Brescia uscita con buone idee, Fernandez, Alibegovic, uscita di Busciati, c'è Cittadini marcato da Rice, dovrebbe servirlo Busciati, non arriva il passaggio, c'è anche il raddoppio, era completamente libero Alibegovic in angolo, il tiro lo prende adesso, arriva il canestro di Mirza Alibegovic, esce bene dal time out Alessandro, 14-11. 1 su 3 per Alibegovic, che si iscrive anche lui alla contesa. Busciati ora attaccato a Rice, che ha segnato i punti, su 14 di Verona, Riccardo Cortese. Comincia con una tripla, subito palleggia resta tiro. Diciamo che la scelta di passare dietro questo blocco non è stata particolarmente illuminante quando le caratteristiche balistiche di abbiamo fatto molto su quel fondamentale che all'inizio carriera non era sicuramente la specialità della casa. 17-10 c'è ancora Cittadini marcato da Rice, la Brescia non riesce a trovare Cittadini, deve attaccare Bruttini allo scadere del 24 al palleggio di mano sinistra, anche questa non è la specialità della casa. Se il tiro era certamente pregevole perché ha trovato una buona posizione. Secondo fallo di Juan Fernandez, quarto fallo per Brescia. Cambio tecnico, Andrea Diana protesta, va a prendere il tecnico, si è sacrificato qui Andrea Diana, si è sacrificato, ha preso il tecnico al posto di Fernandez, entra Marco Passera, fa l'esordio della partita anche Damien Hollins. 17-11, 2-0-5 da giocare, tecnico per Andrea Diana alla linea della carità, ma Marco Spanghero che sbaglia al libero, sarà anche possesso per Brescia, tecnico per il momento indolore per Brescia. Passaggio sicuramente difficile dal punto di vista mentale, che dimostra anche il nervosismo nella quale la squadra di Diana e tutta la panchina stanno vivendo questo passaggio della partita. Cortese attacca la riga di fondo, arriva molto bene fino al ferro ma non trova il canestro, prova a prendere, rimbalzo in attacco Cicocco ma non riesce a controllare il pallone, palla che torna nelle mani di Brescia. Ma la squadra di Diana in difesa sta facendo veramente fatica a modificare. Tra l'altro Crespi si è già arrabbiato due volte consecutive con Cortese perché ha accelerato la soluzione di tiro. Sappiamo bene che coach Crespi preferisce un basket un attimino più ragionato, ma Cortese si è trovato due volte l'autostrada davanti aperta e non ha esitato a percorrere. È proprio quella una delle caratteristiche della squadra veronese, giocare a ritmo bassissimo, la squadra minor numero di possessi questo campionato, l'uno contro uno di Cittadini con Cicocco,
ottima difesa di Sicocco e bravo Cortese a recuperare il pallone. Stavolta Cortese si ferma, allora il tiro in transizione lo prende Spanghero e lo sbaglia, rimbalzo di Damien Hollins, si resta fermi sul 17-11, 1-14 da giocare. Hollins vuole attaccare, palleggia, resta il tiro, canestro e subito la gara, Damien Hollins 17-13. I rumors dagli spogliatoi stavano Hollins in difficoltà fisica e anche in dubbio la sua presenza. Diciamo che la prima azione ha tolto dubbi sulla presenza, perlomeno in campo, della sua voglia di giocare. Buona difesa qui di Busciati che permette a Rice un tiro difficile, quindi sbagliato, riesce a tornare in attacco, sempre sul 17-13. Alibegovic spara ancora a tre punti, in and out, a rimbalzo Cittadini, molto bene, incrocia, mano sinistra, semiganzo dal centro, meno due per Brescia, 27 secondi da giocare. Palla in attacco di Rice che sbraccia furiato perché Spanghero non ha rallentato, entrerà Lorenzo Spaggi proprio al posto, entra anche Giampaolo Ricci a dare un paio di minuti di fiato ad Aros, ma ultimo possesso di questo primo quarto nelle mani di Brescia, 20 secondi da giocare, sotto di due Verona, però due falli da spendere. Brescia sceglie il quintetto diciamo piccolo Bruttini al posto di Cittadini, che godrà dei primi 20 secondi di riposo della prima partita. Il pick and roll di passerà con Hollins, 8 secondi da giocare, si va proprio da Hollins che batte facilmente Ricci, si protegge col corpo, non trova il canestro. Cortese, il tiro non è buono, non trova il fondo della retina, si chiude il primo quarto, Brescia sotto 17-15. Si torna in campo per i secondi 10 minuti, i quintetti confermati, quelli che hanno chiuso la prima frazione. Verona resta con Paolo Ricci e Riccardo Cortese, Brescia resta proprio con gli stessi. Passera in cabina di regia, Franco Busciati, Mirza Libegovic, Damien Hollins e Davide Bruttini. Vediamo come se la cava ora Davide Bruttini con Cicocco. Certamente un duello impari dal punto di vista della forza fisica e dell'esplosività, ma Davide ha certamente talento ed esperienza per potersi giocare bene sia in attacco che in difesa questo uno contro uno. Primo attacco di Brescia, Franco Busciati vuole andare al centro dell'area, scarica per Marco Passera, attiva di Marco Passera, gira sul ferro ed esce, buon tiro, è arrivato un errore per Brescia. Allora anche primo attacco del secondo quarto per Verona che vuole andare dentro da Ricci, marcato da Hollins, torna fuori Cicocco, tiro a tre punti, da due, al piede sulla riga, da due, pesca il coniglio dal cilindro. Battezzato chiaramente dalla difesa di Brescia, Cicocco che trova invece un canestro di ottimo. 19-15 il vantaggio per Brescia, 9 minuti da giocare. Bruttini vorrebbe rispondere con la giocata in post basso, non riceve il pallone, deve cominciare uno contro uno molto lontano dal canestro, prende il tiro ancora Libegovic, quarta tripla sparata, anzi quinta tripla sparata a Mirza Libegovic, un solo centro per il momento. 19-15, Verona 4 lunghezza di vantaggio, fuori per Giampaolo Ricci, prende il tiro, lo sbaglia, rimbalzo di Franco Busciati. Busciati in uno contro uno vuole portare a casa il fallo, lo porta a casa, trova anche il canestro, gran giocata di Franco Busciati, tutta l'esperienza del genio guastatore. Disposizione. Primo libero della gara, Brescia aveva, Verona ha speso solo due falli nel primo quarto, Brescia non è mai andata in lunetta, ci va per la prima volta adesso, primo fallo del secondo quarto, 8-38. Diciamo che la statistica potrebbe dire che Brescia attacca poco ferro, ma in realtà anche Verona ha tirato un solo tiro libero nel corso. Poi gioca il pick and roll con Ricci, è completamente libero,
campo, non un uomo di vero. Penso che poche squadre possano permettersi un giocatore che ha vestito la maglia della nazionale, in vero qualche anno fa, ma comunque è sempre stato un giocatore di ottimo livello. Ha vinto anche due scudetti, due Coppa Italia, due Supercoppe, insomma è uno che un po' la pallacanestro ad alto livello l'ha giocata. Siena, Caserta e Virtus Bologna le maglie principali, dopo le giovanili a Milano. Cortese, seconda tripla, secondo centro, questa molto difficile, con la mano protesa di Hollis in faccia, segna comunque Riccardo Cortese, 22-18, il vantaggio di Verona, 7-53 da giocare. Verona cambia anche difesa, passando a difesa 3-2, vediamo adesso l'attacco di Brescia come coinvolgerà tutti questi momenti. Vuole fare da pendolo Reggie Holmes, non si riesce a liberarlo, Franco Busciati. Forzato, altro errore, due errori consecutivi da tre punti per Busciati, poi seguire Saccaggi, Cortese spara ancora, 3-3, stato di grazia in questo avvio di stagione, una vasca da bagno, 25-18. Vasca da bagno certamente per lui, ma anche qualche centimetro di troppo di spazio. Diamo Brescia sulla zona. Tiri marcato da Cortese, ma Hollis attacca al centro dell'area, prende un tiro cadendo all'indietro, difficilissimo contro Ricci, solo i polpastrelli da jazzista salvano Damien Hollis, 25-20. Canestro di puro talento. Mais fa prendere il tiro al centro dell'area, è bravo a trovare il contatto di Holmes, primo fallo di Holmes, due liberi in arrivo per Raymond Rice. Giocatore nato a Champaign in Illinois, li sta tirando male i liberi, col 68% fino adesso in stagione, segna il primo, 26-20 il vantaggio di Verona, 6-47 da giocare. Brescia ha trovato ancora una volta una difesa in zona e l'ha congelata, riuscire a trovare una buona linea di passaggio, una buona penetrazione. Non è la prima volta che succede in questo campionato. Rice abbandona il campo, un paio di minuti di riposo concessi da Crespi, ritorna a Spanghero e quindi sarà Saccaggi a fare la guardia, anche se la soluzione col doppio playmaker, Hollis vuole attaccare dalla punta proprio Saccaggi, Holmes non ha lo spazio per il tiro, dentro la palla per Hollis, gioca l'uno contro uno, lo scarico per Reggie Holmes, tiro di Reggie Holmes, fallo, Giampaolo Ricci, resta a terra Reggie Holmes. Lo scarico sulla situazione centrale di Hollis, che è una situazione abbastanza tipica degli attacchi alle difese 3-2. Lo scarico in angolo ha trovato Hollis in una posizione a metà strada tra la posizione di angolo e la posizione di ala, sulla quale il difensore di Verona è arrivato in netto ritardo e colpevolmente ha commesso un fallo sul tiro. Tre liberi guadagnati da Reggie Holmes, molto bene. Qualcosa dall'attacco contro questa difesa zona messa in campo da coach Crespi. Ai liberi si presenta Reggie Holmes, che è il miglior tiratore dei liberi della formazione bresciana, 94% di stagione, segna il primo, 27-21, segna anche il secondo che l'acciaio della lunetta del gioco, 27-22. Ancora uno a disposizione, non sbaglia il terzo, 2-3, 27-20. Giocatore nato a Baltimore nel Maryland, in attacco Verona, è tornato da Rosa al posto di Giampaolo Ricci. Michelori consegna per Saccaggi, fallo di Marco Passer che ha provato a passare forte sul blocco. Verona sta giocando senza i due giocatori americani del proprio roster, quintetto tutto italiano, quintetto tutto italiano, quintetto tutto da
Serie A, tutti ex giocatori di Serie A. Saccaggi a un po' libero di prendere il palleggio, resta a tiro, quasi sorpreso dall'essere rimasto così libero, sbaglia un jumper piuttosto semplice, Brescia torna in attacco con la possibilità di ridurre lo svantaggio, tornata a uomo Red Jones, spara il tiro a tre punti, un po' affrettata la soluzione di Holmes. 5:50 da giocare, 27-22. Bravissimo in difesa, strappa la palla a Saccaggi, gran giocata di Marco Passera che poi va a subire anche il fallo di Saccaggi. Bene Passera che deve dare risposte importanti perché dovrà giocare qualche minuto in più vista la situazione falli di Juan Fernandez e anche visto il nervosismo di Juan che è stato richiamato in panchina al di là del fallo anche per un atteggiamento diciamo un po' troppo verbalmente aggressivo nei confronti della terra. Con tanti nervi saldi e l'esperienza di Marco Passera che regala una gran palla a Davide Bruttini, schiacciata al centro dell'area di Bruttini. Brescia risale 27-24, meno 3. Altra grande giocata in pick and roll, questa volta con i protagonisti sono stati Passera e Bruttini, mentre in questo momento un fallo onestamente discutibile fischiato dalla terna arbitrale. Poi l'arbitro si corregge, invece saranno due liberi per Matteo D'Arona. Difatti la discutibilità del fallo era anche poi eventualmente sulla rimessa segnata, che indubbiamente se fallo era certamente in azione di vanno a discutere perché un arbitro ha chiamato i due tiri, l'altro arbitro ha chiamato fallo sulla corda del palleggio, rimessa da fondo, si corregge l'arbitro, ottima decisione arbitrale qui e si riparte in attacco, tre falli spesi da Brescia questo secondo quarto, 5-10 da giocare. Riccardo Cortese marcato da Bucciati, cede più lo spazio del tiro, Michelori, gran movimento, riga di fondo di Michelori. Questa volta saranno proprio due tiri liberi. Esce Davide Bruttini, il secondo fallo di Bruttini, torna Alessandro Cittadini. Segno 28-24, 5 minuti, giro di boa, la seconda frazione, vai al secondo, ottimo tempo di Hollis, per Bucciati marcato da Saccaggi, è un tiro difficilissimo, Bucciati, solo lo trova invece Spanghero da tre punti, 31-24, prova a scappare Verona più 7. Verona che dopo ogni canestro si rimette a zona 3-2 cercando di mandare un po' in confusione attacca molto bene Marco Passera, il fallo di Riccardo Cortese. Marco Passera, il giocatore sembra essere più lucido fino a questo momento la formazione di Andrea. Ti entrerà Livegovic, ma c'è tutto chiamato da coach Crespi, non contento della prestazione difensiva di Verona fino adesso. Torneranno i due americani in campo dopo questo minuto di sospensione. Come abbiamo detto all'inizio, è certamente importante il rientro in campo, la prima azione dopo un time out. Vediamo Brescia come affronterà il tema offensivo, vediamo soprattutto quale difesa coach Crespi presenterà rientro in campo dell'equipe. Brescia però, Alessandro, sta faticando molto a trovare un ritmo
che sia il suo della gara e non quello di Verona. Verona sta giocando ai 60-70 punti, Brescia vorrebbe giocare verso 80, soprattutto sul parquet casalingo, ma la difesa di Verona fino a questo momento ha fatto un lavoro straordinario. Tanti tiri di Brescia sono stati presi in fade out, in allontanamento, tanti in situazioni di scarso equilibrio e certamente contestati dalla difesa. Questo quindi è testimonianza certamente dell'ottimo lavoro svolto per adesso dalla squadra di calcio. Non è la migliore. Rientra in campo schierandosi a uomo. Hollins consegna nelle mani di Passera, doppio picherò l'alto di Passera, mette sposta l'est da Spanghero, ma deve prendere il tiro, ancora in emergenza Marco Passera, arriva l'errore, Verona riparte la palla per Cicocco, taglia un'altra schiacciata a Cicocco, questa volta su alley-oop. Tempismo proprio dello stesso Cicocco che si fa immediatamente perdonare, mandato su, molto morbido Damien Hollins. Poi c'è il fallo dello stesso Hollins che manda in lunetta Cicocco e poi chiede all'arbitro di fischiare, di utilizzare lo stesso metro anche dall'altra parte, si lamenta per il fallo fischiato in precedenza. C'è il bonus, se ne ravvedono con un po' di ritardo gli arbitri. Quindi due liberi nelle mani di è l'uno contro uno di Hollins, aveva un'autostrada davanti, si è concluso con un tiro veramente troppo morbido, si è appoggiato sul contorno, aveva la possibilità dell'arresto e tiro, la possibilità della finta, il passo di incrocio, ha scelto la strada più difficile. 3:47 da giocare, 2 su 2 per Cicocco, 33-24, attenzione, non fa scappare Verona, che poi è molto difficile. Torna Fernandez, esce Passera, torna di attacco Costiano. Anche perché l'alternanza tra la zona e la uomo ha mandato per adesso veramente fuori giri. Bruciati ancora 10 secondi dell'attacco bresciano, Fernandez da Votro Cortese, guadagna due tiri liberi e il secondo fallo di Riccardo Cortese. Brescia deve essere un po' più aggressiva in questi uno contro uno, un po' più decisa, perché se no non riesce a trovare vantaggi contro questa zona. Proprio l'inizio dello svolgimento del tema offensivo di Brescia, che viene tutte le volte inceppato dai movimenti difensivi, e anche in questa azione qua Fernandez è stato costretto a chiamare il proprio giocatore lungo per rigiocare un altro pick and roll. Può perdere Brescia 10-12 secondi prima di costruire qualcosa su un attacco da 24 contro una difesa che è chiaro che è di altissimo livello e anche molto aggressiva, qualcosa deve rischiare certamente, ma ha il sopravvento sull'attacco di Brescia. 2 su 2 per Fernandez, 26-33, si sblocca Brescia in attacco, anche se solo dalla linea della carità Brescia avrebbe bisogno di sbloccarsi anche con un canestro dal campo. Boscagin vuole attaccare Alibegovic, attacca fino in fondo, buona difesa di Cittadini che stoppa Boscagin, riparte allo spazio al centro dell'area, gran giocata di Juan Fernandez che alza la parabola di fronte a uno stoppatore come Cicocco, 4 punti consecutivi. Juan Fernandez appena tornato in campo, gioca in da fermo in uno contro uno, sporca il pallone due volte Fernandez, la palla rimane nelle mani di Verona con soli 5 secondi da giocare, impatto di Fernandez tornato in campo molto molto deciso, esce Saccaggi, torna Rice, vediamo Verona,
situazione di emergenza, va da Rice, buona difesa di Holmes, Rice con lo step back canestro, pazzesco! Talento, forza, esplosività, canestro incredibile di Rice sulla sirena dei 24 secondi. Era buono il pallone, gliela sporca Cicocco. Palla resta nelle mani di Brescia. 35-28, 2-28 da giocare. È un piccolo flash, è la prima palla che Cittadini o Bruttini, diciamo, di bresciani riescono a ricevere in mezzo all'area pulita. L'uno contro uno, palleggio arresto e tiro in faccia a Rice, voleva rispondere al gran uno contro uno giocatore di Verona, non trova il canestro Rice, Spangler accelera, poi torna indietro, predica calma coach Crespi, parte Verona, accoppiamento di emergenza, era andato Holmes su da Ross, ma Spangaro in fila al palleggio arresto e tiro. Settimo punto di Spangaro, di nuovo avanti di 9, 37-28 Verona. Brescia per la volta deve attaccare la zona. Banale infrazione di passi. Dico banale, diciamo, classica infrazione di passi costretta dalla difesa zona 3-2. Il giocatore riceve la palla in angolo, sembra di essere libero e si trova improvvisamente l'aiuto al fondo, l'aiuto all'alto, e se non è pronto con un passaggio immediato generalmente le soluzioni sono infrazione di passi e palla. E quindi palla persa per Mirza Libegovic, 1:49 da giocare, minuto chiamato da Costiana, momento di difficoltà che prosegue per Brescia che in attacco ha segnato 28 punti in praticamente 8 minuti e 11 secondi, trovandone soltanto 13 in questo secondo quarto. Detto prima che il rientro di Fernandez con quella faccia giusta, con l'atteggiamento del linguaggio non verbale del corpo, aveva dato un minimo di flash e di speranza a Brescia, che è stata ricacciata immediatamente indietro da due grandi giocate dei giocatori di Verona. Torneranno in campo le due squadre, confermato il quintetto di Brescia, confermato anche quello di Verona. Attenzione perché Verona ha il primo attacco per scollinare oltre la doppia cifra di vantaggio. Fondamentale che Brescia non perda terreno in chiusura di primo tempo per andare negli spogliatoi con un po' di energia, un po' di voglia di rimanere in questa gara e provare a rimontarla. Cicocco, ancora il palleggio allo sentito di Spangaro, l'errore stavolta, spende il fallo poi Verona su Damian Hollins che porta a casa due liberi, bonus speso da Verona, due liberi guadagnati per Brescia. Qualche difficoltà continua a essere per Brescia nella difesa di contenimento del pick and roll centrale. Fatto che poi Cicocco alla fine del primo quarto abbia anche segnato un tiro, un long two, mette ulteriormente in imbarazzo il lungo che deve decidere a questo punto se fare uno show offensivo, difensivo scusate, oppure stare dentro l'area e quindi concedere eventualmente. Anche perché Brescia deve stare attento a Spangaro che è vero che un paio di tiri li ha sbagliati ma ha già segnato 7 punti, ne segna oltre 12 di media ed è un giocatore che con spazio dietro i blocchi può far molto male a Brescia. 2 su 2 per Damian Hollins però, Brescia riduce lo svantaggio, meno 7, 37-30, 1:22 da giocare, Rice sul blocco di Cicocco, palleggio arresto e tiro. È il suo fondamentale preferito, Rice non può sbagliare con un metro di spazio. Il dubbio di Brescia tra cambiare e non cambiare si è risolto con un niente di fatto che ha lasciato 4 metri di spazio. La presa di posizione tra Hollins e Spangaro, un po' di storie tese tra i due giocatori, esce Reggie Holmes, rientra Franco Busciati e qui penso per il resto della gara, almeno fino a quello che si è visto in questi due quarti, Costiana sarà costretto a scegliere tra l'ottima difesa di Busciati su Hollins, su Rice, però un Busciati quasi dannoso in attacco
oppure un Holmes un po' più vivo in attacco, però in difesa molto molto deficitario contro Rice. 9 possesso per Verona e ancora Rice gioca contro Busciati, prova a subire lo sfondamento Busciati, arriva il fischio fuori per Spanghero. 4-3 secondi allo scadere, 24, mette il piede sulla riga, ottima difesa di Brescia che stavolta risponde con carattere a un momento di difficoltà. 42 secondi, meno 9 per Brescia. Busciati è riuscito a tenere due volte Rice. Spangaro, grande difesa in questo momento. Buona per Cittadini e a forza di dare la palla dentro prima o poi qualcosa può arrivare. Fallo di Darros, 2 liberi per Cittadini. Deve uscire Darros, non vuole rischiare il terzo fallo del proprio lungo. Crespi rimette Giampaolo Ricci. 34 secondi, molto bene questo fallo perché concede anche il famoso 2 per 1 per Brescia. Brescia avrà 2 possessi, questi 2 liberi di Cittadini e poi il potenziale ultimo possesso di questo primo tempo. Segna il primo Cittadini. 39-31, 34 secondi e spiccioli da giocare. Secondo libero per Cittadini, cerca la concentrazione del capitano, sa l'importanza di questi liberi. E minuto da parte di coach Greppi che vuole organizzare un importantissimo ultimo attacco in questo secondo quarto. 39-32, Brescia in qualche modo rimane aggrappata alla gara, Alessandro, con tanti tiri liberi e un po' di difesa sta rimanendo aggrappata alla gara. Con le unghie, con i denti, ma certamente per ora in difficoltà. Dobbiamo rendere atto che Verona sta giocando una partita di grandissima intensità difensiva, nel quale la tecnica individuale mescolata all'uso della tattica di coach Crespi, l'alternanza tra la difesa 3-2 e la difesa uomo e alcuni accorgimenti in situazioni di uscita dai blocchi diagonali. Prima abbiamo evidenziato come Cittadini avesse ricevuto per la prima volta un pallone libero sul canestro. Abbiamo visto tante volte nelle uscite ai blocchi in contenimento, sull'aiuto del difensore di Verona, la possibilità di un passaggio dentro, ma abbiamo anche visto quanto Verona si avrava a lavorare dal lato dentro per occupare tutti gli spazi in tasare l'area. La cosa che mi ha impressionato di più in questo primo è la rapidità, rotazioni di Verona dal lato debole e dei close out, dei recuperi difensivi. Brescia ha tirato poche volte anche dal lato debole con spazio. Assolutamente. Eccolo qui, vediamo l'attacco di Verona disegnato da coach Crespi. Arriva il fallo in attacco, blocco irregolare da parte di Cicocco. Dietro Saccaggi esce Rice, scusate, il blocco è di Rice nel secondo fallo. Rice, 3 secondi di discrepanza sul cronometro, Brescia avrà più o meno l'ultimo tiro, nel senso che può lasciare pochissimo all'attacco di Verona, lo gestisce Marco Passera. È stato fischiato fallo in attacco di Damian Hollins, terzo di Hollins, e arbitri molto molto attenti e molto molto fiscali da entrambe le parti sui falli in attacco, sui blocchi irregolari. Eravamo certamente coperti in questa azione di poter vedere come fosse la posizione del corpo di Hollins sul doppio pick and roll centrale chiamato a passare. Fallo comunque di grande leggerezza, e di poca concentrazione. A protestare Marco Passera,
cerca con l'esperienza di parlare con gli arbitri. Ora l'ultimo possesso potenziale del primo tempo passa nelle mani di Verona. Spanghero marcato da Passera prova a portargli via il pallone. Passera gliela tocca un paio di volte, ottima pressione di Passera. Spanghero prende il tiro, gran canestro. 3 secondi rimangono, Brescia non riesce neanche a prendere il tiro. Si chiude qui il primo tempo, 41-32, il vantaggio di Verona. Non cambiate canale, ci vediamo qui per i prossimi e ultimi 20 minuti del derby del Garda. Sempre Jacopo Bianchi al microfono e sempre Alessandro Motta al mio fianco. 41-32 si è chiuso il primo tempo, con Brescia sotto di 9 lunghezze. Alessandro, ora bisogna vedere una partita completamente diversa da quella che abbiamo visto nel primo tempo. Certamente è necessario un atteggiamento diverso. Brescia, abbiamo detto, abbiamo riconosciuto i meriti di Verona, che ha imbrigliato tatticamente con la difesa alternata tra uomo e zona, con l'aggressività, ha messo in grosse difficoltà Brescia. Però bisogna altresì dire che serve qualche cosa in più da parte dei singoli giocatori per recitare questo copione. Primo possesso per la squadra di coach Crespi, che va da Rice, prende il tiro da 3 punti, Rice lo sbaglia, rimbalzo di Juan Fernandez, buona la prima difesa di Brescia. Vediamo ora il primo attacco, Cittadini per Fernandez, che vorrebbe andare da Bruttini, lo trova adesso Bruttini, 1 contro 1 contro da Ross, va a prendere un tiro difficilissimo Bruttini, e va subito il primo errore di Brescia in attacco. Rice attacca al fondo, deve scaricare fuori, riparte da Ross, tiro cadendo indietro, è sbagliato, rimbalzo in attacco, è di Cicocco, extra possesso per Verona. Spanghero ancora dietro il blocco, ha segnato per tutto il primo tempo con quel tipo di movimento. Ricomincia anche il secondo tempo con lo stesso tipo di palleggio restrittivo. Nono punto per Spanghero. Brescia che torna in attacco per la prima volta sotto in doppia cifra, 43-32. Fernandez subito ci mette una pezza, bomba di Juan Fernandez. Deve provare ad uscire Cittadini, memore del tiro segnato da Cicocco nel primo quarto. Arriva il fallo di Alessandro Cittadini, il primo per il capitano. Uscita di Cittadini doverosa, purtroppo trova Cicocco con la palla sulla mano forte, la mano sinistra, per un facile attacco del ferro e raccogliere quindi il fallo. Cicocco lontano dal canestro, non sa chi consegnare la palla, rischia la palla persa, poi la recupera Rice, va fino in fondo, la tocca Bruttini, la palla carambola sul ginocchio di Rice, buona difesa, recupero per Brescia che può provare a ridurre lo svantaggio. 8 lunghezze, quelle da recuperare per Brescia. Bruttini per Holmes, torna da Fernandez, il pick and roll con Cittadini. Fernandez, e arriva la palla dentro, molto bravo Fernandez a leggere questo cambio, anche se con qualche secondo di ritardo. Fallo di Spanghero, il secondo per l'ex giocatore di Trento, primo fallo di squadra per Verona, rimesso da fondo per Brescia. Ancora una giocata sull'asse Fernandez Cittadini, che sembra essere l'unica valida soluzione oggi, in questo momento percorribile, per trovare soluzioni sotto canestro. Gran palla per Cittadini, che però sulla finta non riesce ad andare su per trovare i 2 punti comodi. Recupera il pallone Cicocco, mette il piede sulla riga, la palla rimane a Brescia. Si vuole andare ancora da Cittadini, che ora lotta con Cicocco in ogni zona del campo. Holmes viene stoppato da Rice. Il possesso è di Verona.
se si mette a difendere anche Rice, Alessandro, si fa veramente in salita questa rimonta. Diventa tutto molto più difficile se ha la difesa già aggressiva. Anche i giocatori veronesi aggiungono anche quel pizzico in più di malizia. Rice fuori per Spanghero, il tiro di Spanghero. Che partita fino adesso! Marco Spanghero. 12 punti per lui. Verona ancora avanti, 46-35, torna subito sotto la doppia cifra, semigancio dal centro dell'area, Davide Bruttini, come avevi chiesto Alessandro, Brescia sta provando a mettere con più continuità la palla nel centro dell'area. È un tentativo anche per doveroso per cambiare un attimino gli asset degli attacchi, mentre Verona ha una continuità incredibile a trovare per altro canestro dalla media di Cicocco, abbandonato a Libegovic, prende il tiro da tre punti, lo sbaglia Bruttini, a rimbalzo d'attacco trova l'appuntamento col pallone ma non quello con i due punti, la palla per Cicocco, terza schiacciata sbagliata di Cicocco, incredibile, penso non le abbia mai sbagliate nella sua vita, tre schiacciate. Dall'altra parte Holmes a tutta velocità porta a casa il fallo, non so se ho mai visto Cicocco sbagliare tre schiacciate. Quasi da non credere di vedere un giocatore di un simile atletismo sbagliare una, tra l'altro tre azioni nelle quali era stato liberato benissimo in situazioni di gioco diverse dai propri compagni. Alessandro, considera che tanti allenatori con i giocatori così atletici come lui, come la Wall, vogliono la schiacciata per prendere il tiro con la più alta percentuale possibile, 0 su 3, qualcosa di quasi sorprendente, di irreale, ma è un bene per Brescia fino a questo punto. 48-38, segna il primo libero, rimane perfetto la linea della carità. Holmes, che invece aveva sbagliato un libero quando era andato sul fallo da tre punti, qua invece è perfetto. 48-39, Brescia sotto di 9 lunghezze, la palla fuori per Rice, dovrebbe attaccare, va da Giampaolo Ricci, è accoppiato con Holmes, prende un tiro sinceramente molto lontano dal ferro, può ripartire allora Brescia che vorrebbe giocare un po' di più in transizione, c'è Bruttini marcato da Rice, ma Fernandez a tutta velocità va fino al ferro, trova il canestro, trova il rimbalzo, spara Libegovic da tre punti, si accende San Filippo, 48-42, Brescia con l'orgoglio risale. Cinque minuti e mezzo da giocare, posizione profonda di Cicocco, Cittadini enciclopedico, subisce il fallo in attacco di Vitalis Cicocco, il secondo dello Zimbabwe. Molto bravo Cittadini a far vedere agli arbitri come Cicocco stesse tenendo la posizione utilizzando tutte e due le braccia. Brescia può riavvicinarsi per la prima volta sotto i 6 punti di scarto dal secondo quarto, palla dentro per Cittadini, il ribaltamento per Fernandez è buono, anche il tiro di Fernandez è un buon tiro, non arriva il canestro, buon tiro costruito da un'altra palla dentro di Brescia che ha ricominciato a trovare il gioco dei propri lunghi. Spanghero vorrebbe servire Cicocco, si butta Bruttini, palla recuperata. La difesa di Brescia ora sta cambiando la partita. È salita di numero di battute la difesa di Brescia. Abbiamo visto quanto il pick and roll giocato due volte da Spagnolo con il lungo sia finito poi in un raddoppio con Cittadini, con Alibegovic che è riuscito con un taglio difensivo a impedire il facile scarico. Crespi è costretto a levare Cicocco in un momento di difficoltà e a mettere l'esperienza di Andrea Michelori, si va dentro da Bruttini, era marcato da Giampaolo Ricci, arriva il fallo in tuffo da parte di Boscagi, la palla rimane nelle mani di Brescia, un arbitro ha fischiato fallo, l'altro arbitro ha fischiato riga.
e quindi possesso rimane a Brescia, ma non c'è fallo di Boscagini che ha solo messo la schiena sulla riga laterale. Operazioni doverose di pulizia del campo, solo 5 secondi per Brescia, 4:45 da giocare per la fine di questo terzo quarto, con Brescia in rimonta adesso sotto di 6. Per adesso dobbiamo apprezzare da parte della squadra, di Andrea Diana, una maggiore intensità difensiva, nonostante due canestri un po' facili concessi, per ora per il resto ha tenuto assolutamente sotto controllo la situazione. Prende un tiro abbastanza forzato Juan Fernandez, ma mancavano 5 secondi alla scadere dei 24. Mai sbarcato da Reggie Lodge, non ha mai sbagliato nel primo tempo, comincia a farlo adesso, lotta a rimbalzo Alibegovic con Bruttini, la controlla Davide Bruttini, sembra inceppato ora l'attacco di Verona, arriva il fallo speso, andrà Micheloris su Cittadini, quarto fallo di squadra contro l'uno solo speso da Brescia, bonus speso da Verona a 4:17 alla fine del terzo quarto, situazione ora molto positiva a Brescia, vediamo se Brescia avrà la lucidità di sfruttare. Esatto, perché non è che automaticamente il bonus viene incassato, bisogna continuare ad attaccare l'area, cercare buone soluzioni a due, non soltanto sul perimetro ma anche all'interno. E celebrava Brescia ad attaccare un po' in uno contro uno dal palleggio, magari volendo va per Micheloris, allora Cittadini va a depositare con la mano sinistra, 48-44 Brescia in piena rimonta, Rice si nasconde nel blocco, non si riesce ad andare da Micheloris, ancora Rice pensa a Stickerol, c'è il fallo netto i Cittadini, il recupero da dietro ha travolto Raymond Rice che aveva splittato il pick and roll, la giocata che ha dimostrato ball handling di altissimo livello, il giocatore che esce dalla stessa università dove è uscito Deron Williams, dove è uscito Dee Brown, visto qualche giocatore NBA di livello. Spangaro, ancora Rice, cade di nuovo Micheloris, prende il tiro a 3 punti, Rice contro due difensori, ottimo rimbalzo di Bruttini, riparte Brescia in transizione, vorrebbe attaccare, Fernandez prende un tiro difficilissimo, solo nei peggiori playground di Rio Sesseiro, Juan Fernandez ha imparato a segnare questi tiri impossibili, costretto al time out Crespi, Brescia è vivissima, 48-46. I polpastrelli, la classe, il grande intuito di Fernandez per chiudere una penetrazione nella quale Verona era stata capace di cacciare il nostro playmaker verso la riga di fondo. Meno 2, 13 minuti da giocare, la partita è assolutamente ribaltata. Adesso l'inerzia è tutta sulle spalle della formazione di Andrea Diana, che ci ha messo un po' a trovare la propria intensità, la propria identità di gioco da mettere in campo. Ora il ritmo è quello di Brescia e Verona sta faticando non solo a contenere le folate bresciane ma anche a segnare dall'altra parte del campo. Verona ha segnato 7 punti in questo quarto. Dobbiamo ricordarci che 5 di essi sono frutto proprio di troppo spazio lasciato da Brescia nelle prime azioni difensive. Sono arrivati 5 punti di Spanghero e un destro dal mezzo anche psicologico. Rice che ha segnato 16 punti nel primo tempo è fermo a 0 con 0 su 3 al tiro in questo terzo quarto. Anche la difesa di Holmes è salita di livello, molto vicino qui alla palla recuperata Fernandez, che ha sempre mani velenosissime contro i playmaker avversari. Spanghero
riparte, è rientrato Riccardo Cortese, ha tirato 3 su 3 da 3 punti nel primo tempo, vediamo se si conferma nel secondo. Rice ha lo spazio per andare al ferro, giocata di una potenza terrificante di Rice, che non trova il canestro. Balza una cerca di mani di Brescia. L'intensità dello scontro fisico si è nettamente alzata, l'abbiamo visto anche qua sotto i nostri occhi davanti alla nostra postazione, quanto sia stato duro prendere questo rimbalzo da parte di dei 5 giocatori. Diciamo che Brescia ha cominciato a mettere la stessa intensità, la stessa durezza di Verona, e allora la storia cambia quando non è solo una delle due squadre avere quel tipo di aggressività e di intensità. Ricordiamoci che da una buona difesa si trae forza, si trae entusiasmo per anche giocare meglio in attacco. Vediamo Brescia in mano il pallone del potenziale pareggio, addirittura sorpasso con un gioco da 3 punti. Fernandez in palleggio, grande l'assist per Davide Bruttini, escursione sopra il ferro del giocatore Scritte. Gara impattata, 48, 2:35 da giocare. Grande giocata di Fernandez da circoletto rosso. Ha detto via un cioccolatino, niente male. Fernandez affretta il tiro, Cortese riparte Brescia, il pallone adesso può essere quello del vantaggio. Bruttini consegna ancora per Fernandez, il pick and roll tra i due, stavolta dovrà giocare uno contro uno Fernandez, palleggio a resto e tiro di Fernandez, l'errore, rimbalzo in attacco, la pennellata di sinistro, non trova il canestro. Caparbio Fernandez, cavalcando anche un po' l'onda dell'entusiasmo, concesso il centro dell'area, infrazione di passi. Diana va proprio a dire a Juan Fernandez: capisco che tu voglia cavalcarlo nell'entusiasmo, sono i balzi in attacco, rigiochiamola. Sì, anche perché ricordiamoci che abbiamo detto 2 minuti fa che Verona aveva esaurito il bonus e c'era la possibilità di andare in lunetta. Brescia non è ancora riuscita a trovare, diciamo, un fallo. Esce Reggie Holmes, devono cambiare in difesa, allora la marca Riccardo Cortese, eccolo il fallo portato a casa da Reggie Holmes, dovrebbe essere anche il terzo per Cortese. Vediamo l'assegnazione degli arbitri, la paletta del tavolo è proprio il numero 3 per Cortese, 2 liberi in arrivo, hai chiesto dei tiri liberi, ti ha accontentato Reggie Holmes. Un'azione un po' forzata da parte della nostra guardia americana, che però si è trovato poi in una situazione di vantaggio nei confronti del difensore. Gli è bastato appoggiarsi e buttare la palla in aria per segnare il primo vantaggio di Brescia da almeno 20 minuti di gioco. 49-48, 50-48, a 1:42 da giocare, e sono proprio Holmes a coperto dal cittadino Franco Buscetti. E Ben Hollis, centellinato oggi per un problema, un virus intestinale, sta giocando in condizioni precarie, proverà a non far mancare il suo apporto. Ora c'è Franco Buscetti ad occuparsi di Rice, riga di fondo completamente libera, Rice va via. La forza fisica di Rice è impressionante, e pensare che nell'anno di transfer del college ha perso quasi 10 kg. Immaginiamoci cosa doveva essere nella parte superiore del corpo questo atleta, che già oggi è sovradimensionato. 50 pari, 1:14 da giocare. Alibegovic il pick and roll, può attaccare l'ala, bravo Alibegovic a servire all'ultimo momento Bruttini, non riesce a controllare il pallone Bruttini, un po' perché il passaggio di Alibegovic era leggermente basso, perché Bruttini non era prontissimo a ricevere, pensava che Alibegovic andasse al tiro. Boscacin molto corto sul ricciolo, comincia a pesare anche l'età
stavolta è buono il pallone di Ali Begovic per Davide Bruttini, assist di Mirza, canestro di Davide Bruttini. Di nuovo avanti Brescia, 52-52, che nell'azione precedente era fallito, questa volta ha portato una facile realizzazione, facile per modo di dire, perché comunque Bruttini si è trovato tra città rossa. Stavolta la ciambella esce col buco al Bruttini Alibegovic. Hollins in difesa, si può spendere un fallo, non lo spende Hollins, lotta Brescia rimbalzo, la prende Mirza Alibegovic. Ultimo possesso, Brescia avanti di 2, 14 secondi alla fine, la palla nelle mani di Juan Fernandez. Verona in bonus, non ha falli da spendere, pick and roll con Bruttini, Fernandez vuole attaccare l'area, ha cambiato la difesa, c'è Saccaggi, Fernandez voleva scodellarla, Cicocco è di un'idea differente. Troppo sicuro Juan su questa azione. Ha provato ad anticipare col secondo tempo, ma Cicocco è rimasto lì, un secondo, vediamo se riesce la magia a Brescia. Un indiziato Alibegovic per prendere questo tiro, l'altro Franco Musciati, invece si va da Hollins, un buon tiro, lo segna Damien Hollins, canestro che dà morale a Brescia, che chiude il terzo quarto avanti 54-50. Ultimi 10 minuti di gioco, Brescia li comincia in attacco con Busciati, Fernandez, Bruttini, Hollins e Mirza Alibegovic. Verona risponde con Cicocco da Ross, Cortese, Rice e Lorenzo Saccaggi. Brescia però li comincia dopo un quarto da 22-9 e con 4 lunghezze di vantaggio, Alessandro. E la rimessa laterale con un'azione supplementare. La magia di Hollins sulla sirena ha dato primo vantaggio lungo. Brescia solo 4 punti. Dimostrazione di quanto comunque sia difficile per la squadra di Andrea Diarra questa volta. Primo possesso lo gioca Fernandez, arriva Damien Hollins, vuole giocare l'uno contro uno contro Da Ross, va verso il centro, scarica per Busciati che attacca l'area, porta a casa il fallo. Molto bravo Franco Busciati, portare a casa il fallo di Rice, rimessa a fondo, terzo fallo di Rice. Brescia ha smesso di forzare il tiro a tre punti, ha ricominciato ad attaccare l'area, come mi sta sottolineando giustamente Alessandro Motta dal tabellino, ed è salita con Liberia 13 su 14 dalla linea della carità. Verona, che stava tirando molto bene a tre punti, rimane comunque al 50%, ma qualcosa ha sbagliato. Discutono gli arbitri, discussione tra Andrea Diarra e l'arbitro, che voleva i due tiri sul fallo. Busciati, l'arbitro va a spiegare che il fallo è stato ravvisato prima che cominciasse l'azione di terzo tempo del giocatore albanese. Allora ancora Hollins per Franco Busciati, marcato da Cortese. Fernandez, Piccherol con Bruttini, che ha pagato grandi dividendi nel terzo quarto. Fernandez va a attaccare ancora con la mano destra, palla che gira sul ferro ed esce. Primo attacco di Verona. Arriva il fallo di Hollins, provato a alzare intensità difensiva, si è fatto ingolosire dal pallone. Fallo speso, Damien Hollins. Quarto di Hollins, per abbandonare la gara e tornare Cittadini, entra anche Passer al posto di Fernandez. Forse Cittadini costretto. Forse Cittadini costretto a rientrare un po' prima rispetto a quanto avrebbe voluto Costiana, ma arriva un'ottima difesa di Alibegovic, palla recuperata, infrazione di passi di Cortese. Hey!
ripresa delle operazioni dopo la pulizia del parquet con Brescia che ha il possesso in attacco. Bruttini consegna per Passera, arriva Cittadini per il pick and roll, Alibegovic uno contro uno contro Cortese, prende il tiro Alibegovic, sbagliato. Può tornare Verona in attacco, sempre sotto di quattro lunghezze, lo riceve Cortese, va adesso, finta da tre punti, va al centro dell'area, prova a districarsi tra le mani. Cicoco spinge Alibegovic che va contro Cittadini, Cittadini cade per terra, tocca la riga, possesso di Verona. Vistose proteste per questa azione, sono saltati tutti e tre a rimbalzo, alla fine a finire per terra è stato Cittadini. Curioso effetto domino. Possibilità per avvicinarsi, Spanghero libero di prendere il tiro da tre punti, segna ancora. Gara superlativa di Marco Spanghero, il barometro di questa Tezenis Verona. Passera, perdere il fallo, Marco passa per fermare la transizione. Cittadini ha chiesto scusa perché non ha preso posizione con troppa decisione contro Cortese. 54-53, 7-51 da giocare, Verona sotto di uno, prende il pallo Franco Busciati, il terzo di Brescia in questo quarto, per provare a mettere pressione sulla Saccheggi. Si è leggermente ribaltata quella situazione di aggressività difensiva che aveva comunque fermato Brescia all'inizio del tempo. Sono passati e solo tre punti segnati dalle due squadre in questi primi 2 minuti e 10 secondi. Ci ha collezionato 1-0 su 2-3 palle perse. Non proprio il modo migliore di cominciare quarto decisivo. Cortese Ricciola nello spazio per il tiro, incrocia al centro dell'area, sorpasso Verona 55-54, gran canestro di Cortese. Bruttini, Cittadini abbandonato per un attimo al centro dell'area, prova a controllare il perno contro la buona difesa da Rosso. Secondo gli arbitri striscia il piede perno, quarta palla persa dell'ultimo quarto per Brescia. E minuto chiaramente, diciamo il minuto in sospensione chiamato la Cociliana per cercare di rimettere un attimino di chiarezza nelle idee dell'attacco bresciano. Importante che Brescia sta lavorando bene in difesa anche all'inizio di questo quarto periodo, riesca a ritrovare le stesse soluzioni, la stessa energia che ha trovato in attacco nel terzo periodo dove ha segnato 22 punti. Si è però spento l'attacco di Brescia in questo quarto, senza che apparentemente Verona abbia fatto qualche cosa di straordinario in difesa, ecco, perché si sia un attimino appannato. Vediamo da come, lo diciamo per un'ennesima volta, vediamo delle facce come usciranno dal minuto di sospensione. Fondamentale uscire bene dal timeout. Brescia chiamata a difendere prima che attaccare, quindi vediamo la difesa mentre restano in campo. Busciati, Alibegovic, Bruttini e Cittadini, quintetto tutto italiano. Per necessità su Hollis che ha 4 falli, questione fisiche precarie. Che scelta su Holmes che va a riposarsi un po' in panchina. Riparte Verona, Renzo Sacchini quinto col doppio playmaker insieme a Spanghero.
arriva la palla persa anche di Verona. Ora vediamo quella risposta che cercavamo in uscita dal time out. Verona che passa di nuovo a zona 3-2. Chiamata corna alta dalla panchina di Verona. Fallo novantesimo! Bisogna fischiare assieme se vogliamo vincere! Marco Passera gestisce l'attacco, pensa che potrebbe tornare avanti. Fuscelli aspetta Begovic, trova Cittadini e gli restituisce il pallone. Fuscelli è marcato da D'Arrosso, attacca male e perde il pallone, il quinto pallone perso parte di Brescia. Ancora Verona in attacco, Cortese da tre punti non segna, D'Arrosso spetta il rimbalzo sopra Marco Passera, ancora un altro extra possesso per Verona. Saccaggi prende anche lui il tiro, lo sbaglia, parte Busciati, si segna pochissimo, 5-0 in questo quarto quarto fino adesso, 6-26 da giocare. Completamente arriva il fallo di Saccaggi, secondo per Verona. Marco Passera si è infilato in una delle famose paludi cambogiane dalle quali poi è difficile uscire. Fortuna è stato bravo a far vedere all'arbitro che i difensori di Verona avevano preso oltre che la palla. 6-19 da giocare, rimessa al lato campo, Fernandez, pick and roll, taglia in anticipo Cittadini, Fernandez con la gran giocata, poi deve alzare la parabola, trova un incredibile Juan Fernandez, vantaggio Brescia 56-55. Buona intervento di piedi Cittadini che evita il passaggio di Spanghero verso il Cicocco. 4 minuti effettivi di gioco per produrre il primo canestro. Importante però perché è il canestro del vantaggio per Brescia, che sta difendendo comunque bene, è tornato Rice, esce Cortese dai blocchi, pulito, pulitissima l'esecuzione del ragazzo cresciuto alla giovania Fortitudo Bologna, contro sorpasso Verona, 5-7-5-6, 5-49 da giocare. Veloce e tempestiva l'ultimo passaggio. Abbandonato Busciati. Busciati. Busciati che sta faticando a fare il canestro in questa gara. Spende. Quarto fallo per Brescia. Da qua poi Verona in bonus. A 5 dalla fine. Azione non secondaria di vantaggio per Verona. Assolutamente, anche perché necessariamente adesso i toni della difesa, a parte entrambe le squadre, dovranno salire. Vedremo come tirerà i liberi Verona, come tirerà Brescia. Fino adesso sta tirando molto bene Verona. 5 su 7 Verona, scusate, molto bene Brescia. Ancora il possesso per Verona, si va da Rice, che non ha ancora segnato nel secondo tempo. Spanghero, il tiro a tre punti, stavolta sbaglia. Rimbalzo di Busciati, consegna Juan Fernandez, il possesso di nuovo del potenziale sorpasso, taglia in anticipo molto bene Bruttini, ma si va da Cittadini. Reggie Holmes rischia di perdere il pallone, la tocca Rice per l'ultimo, possesso rimane a Brescia. Holmes ancora una volta è stato coinvolto dall'attacco bresciano in una situazione statica nella quale per adesso, per quando si è visto, il nostro giocatore non è così pericoloso come quando invece lo è, potendo uscire dal blocco con una ricezione. Diciamo che non è Rice da fermo Holmes. No. Rimane comunque il possesso per Brescia, 8 secondi per l'azione d'attacco. Fernandez contro Spanghero, lo fa ballare dal palleggio, prende il tiro, segna, subisce anche il fallo. Sorpasso Brescia, c'è la possibilità del gioco da tre punti. Che giocata, sale in cattedra, è Lobito. Un'altra magia del nostro playmaker che dimostra
ancora una volta quanto il suo talento sia veramente di categoria superiore. Giocata di talento, frutto di un ennesimo però gioco rotto da parte della difesa di Verona, che ha costretto Brescia sul finire ai 24 secondi. Segna anche il libero, due punti di vantaggio, 59-57, ha segnato solo Fernandez, 5 punti in questo quarto, 17 in tutto. Per Fernandez è tornato Hollis in campo, cortese, mette il piede sulla riga, ma prima c'è il fallo di Mirza Libegovic. Due liberi in arrivo per Riccardo Cortese. Come dicevo prima, adesso diventa per un vantaggio strategico quello di poter contare su due tiri. Esce Spanghero Crespi, vuole un paio di minuti di difesa di Saccaggi, che è un difensore migliore, più fisico rispetto a Spanghero, su Juan Fernando. Cortese segna il primo, 59-58, 4:40 da giocare. Il secondo, Cortese, 59 pare. Un'altra bellissima partita a San Filippo dopo quella di sabato contro Treviso. È andato Rice a prendere Fernandez, la palla dentro per Cittadini, completamente libero, si gira due volte sul perno, lo stoppa da dietro da Rossi, il possesso rimane per Brescia, 3 secondi da giocare, vediamo stavolta cosa si inventa l'attacco bresciano su un'altra rimessa speciale. Vediamo se andrà a tirare ancora Hollis come in precedenza, invece Alibegovic mette il piede sulla riga. Sesta palla persa dell'ultimo quarto a parte. Pesano le 6 palle perse di Brescia. È tutto da rifare, mini supplementare, 4 minuti e 17 secondi. La palla per Rice, fermo ai 16 punti dei primi due quarti, palleggio resto tiro di Rice, ben contestato da Brescia, rimbalzo di Hollis. Difesa di Brescia molto competente anche in questa situazione. Illuminante di Fernandez per Damien Hollis, che però non riesce a chiudere vicino al ferro marcato da Cicocco, che lo stoppa due volte e poi non riesce a prendere il tiro entro lo scadere dei 24. Capacità di proteggere il ferro di Cicocco, Alessandro, è impressionante, può fare 2-3 balzi insensati nell'arco di un paio di secondi. E settima palla persa di Cortese fuori dai blocchi, questo è pagliato non di poco. 59 pari, 3:28 da giocare. E Verona ritorna alla difesa 3-2. La zona, il famoso corna alto. Attacco ai Cittadini, preso posizione contro Cicocco. Quindi ottava palla persa per Brescia in questo quarto periodo. E minuto chiamato da Koskre. Partita fa sempre più difficile e più Koskre avanza, più questa partita può diventare una gara che verrà decisa dagli episodi, come stesso sabato con Treviso. Chiaramente in situazione di pareggio, episodi per contare. Teniamo presente che Brescia in questo quarto ha più palle perse che tiri effettuati, quindi è logico che in una situazione nella quale con 200 secondi da giocare, anche bonus esaurito, sarà pronto probabilmente uno o più episodi a poter decidere una squadra. Anche più palle perse che punti segnati. Tra l'altro. Quest'ultimo fallo in attacco di Cittadini. Molto discutibile. Discutibile chiaramente, ma è frutto di una situazione tattica particolare. Contro la zona 3-2 si è cercato un taglio profondo di Cittadini e ha preso posizione il ritorno.
a tenere la posizione in maniera illegale e farsi pischiare, per farsi sanzionare degli allarmi, di fare un attacco. Si torna in campo, 3-18 da giocare, 59 pari, bonus speso da Brescia, non da Verona, che ha ancora un fallo da spendere. E parte Verona con il possesso. Lo gestisce Spangaro, che è tornato in campo. Al posto di Saccaggio è entrato anche Boscagin. Crespi vuole l'esperienza, tutti i minuti. Dentro per Daros. Daros attacca al centro dell'area, prende un brutto tiro. Prova a prendere il tiro Cicocco, ma il canestro non è buono. Ha perso il controllo del perno. Infrazione banale. I passi di Cicocco. Possesso che torna nelle mani di Brescia. Che cosa Crespi sceglie ancora la zona 3-2, che obiettivamente ha pagato nell'ultimo. È stata la situazione difensiva che ha messo più in difficoltà Brescia, che non riesce a trovare linee di passaggio pulite su questa zona 3-2 molto aggressiva e molto adattata sui lunghi. Juan Fernandez, marcato da Daros, può attaccarlo in uno contro uno al centro dell'area, lo scarico per Olm, si va da Libegovic, 3-2 secondi, un secondo, voleva schiacciare a Libegovic, non trova il tiro, trova il rimbalzo d'attacco Hollins e non riesce a tirare prima scheda di 24. Discreta stoppata di Cicocco su Alibegovic, mettiamola così. Sono indecisi se dare una palla persa da Alibegovic o un tiro sbagliato, perché qua di tiro c'era poco. Solo cuoio è rispedito al mittente, una veemenza straordinaria da parte di Cicocco. Non prende il tiro stavolta da fuori, 2:20 da giocare, Spangaro gliela alza, buona difesa di Cittadini, sbaglia, un rigore a porta vuota Cicocco, 2:11 da giocare, Juan Fernandez pensa al pick and roll, va dentro, prende il tiro, è per il libro precario, vorrebbe il fallo, non arriva il fischio, e parte Verona con Spangaro abbandonato, il balzo di Alibegovic, predica calma. Un minuto e 50 da giocare, sempre fermi sul 59 pari. Sempre aggrappati a 5 punti segnati da Fernando, in attesa di trovare un altro protagonista offensivo. Damien Hollins potrebbe essere, 2 secondi, un secondo, va a tirare, Damien Hollins subisce il fallo. 2 tiri, si salva tirando fuori. Un coniglio grande come una casa dal cilindro e anche dalla tana di Alice del Paese delle Meraviglie. 2 liberi, 4° fallo speso a Verona, bonus anche per Verona, giocata di importanza capitale per Damien Hollins, che ha forzato ma ha portato a casa forse quella che per adesso è la giocata più importante della gara. Alla casualità chiara di questa giocata, costretto a un 1 contro 1 con la mano sinistra a pochi decimi di secondo dalla conclusione dell'azione offensiva, esce un cambio tattico e strategico importante. Bonus, come hai detto tu, anche Verona qui ne avrà i 2 liberi per la possibilità di andare avanti, 2 liberi per rimettere in avanti. Esce Boscagin, rientra Cortese. Sull'azione precedente potremmo dire che l'errore di Cicocco valeva quasi alla sua 4° errore schiacciata, perché era assolutamente una volta ha deciso di andare per la schiacciata perché aveva paura di sbagliarla, ha sbagliato anche l'appoggio. Hollins sbaglia un libero di importanza capitale, ne ha un altro a disposizione per permettere a Brescia di tornare davanti, sbaglia anche questo, 0-2. Errore libero di Hollins, fa il pari con l'errore di Cicocco da sotto. Allora Verona ancora in attacco, Spangaro nasconde dietro il blocco, non può andare da Cicocco, va da Cortese, la palla per Cicocco, 1 contro 1 con Cittadini, palla persa di Cicocco, gran difesa di Cittadini, 1:15 a giocare, Brescia è in piedi solo per la qualità difensiva che ha messo in campo, perché in attacco in questo quarto Brescia non sta facendo niente. Siamo sempre fermi ai 5 punti di Fernandez. Fernandez chiude il palleggio un po' troppo presto. Hollins ancora 1 contro 1, batte l'uomo, sfondamento, 5° fallo,
prende posizione Marco Spanghero. Altra palla persa, la nona in 9 minuti e 2 secondi di gioco per Brescia, minuto di sospensione, dovrà uscire Hollins, vedremo le scelte di gara, 58 secondi da giocare al San Filippo, non si segna più. Purtroppo questa è una situazione che deve trovare una svolta, ma qua in questo momento facciamo fatica a trovare veramente una soluzione. Vediamo adesso quale opzione tattica potrà utilizzare Cozziviana, che potrebbe uscire dal time out magari anche con una scelta innovativa, giocare con due piccoli, rinunciando a qualcosa in difesa, ma cercando magari di trovare maggiore fantasia in attacco. Attenzione, perché i 58 secondi rimanenti teoricamente concedono due attacchi a Verona e uno a Brescia. Vediamo cosa succederà, vediamo le scelte, vediamo subito, escono e va con il doppio lungo Cittadini, Bruttini, Holmes, Alibegovic e Fernandez da una parte, Boscagin, Riccardo Cortese, Cicocco, Rice e Spanghero dall'altra. Molto conservativi da una parte e dall'altra, diciamo i primi 5 della gara per tutte e due le formazioni, per questi ultimi 5. Rimesse per Verona in zona d'attacco, chiaramente, perché il minuto di sospensione, 2 di gara, porta il possesso direttamente in fase offensiva, altro minuto. Mi sembra che Diana sia rimasto un po' sorpreso. Bruttini in difficoltà probabilmente. Si aspettava la coppia Boscagin Cortese senza il secondo lungo. Assolutamente, infatti tattico fosse quella di trovare un giusto accoppiamento a Davide Bruttini, che contro Boscagini era nettamente. E attenzione, perché Marco Crespi, con l'allenatore molto scaffato, ora potrebbe mettere in campo i due lunghi con il quintetto cambiato da Brescia, invece rimane Bruttini, rimane Cittadini. Guardate, c'è mezza panchina di Verona girata a guardare cosa fa Brescia, per cercare di capire se effettuano un cambio. Strategie possono pagare anche queste cose a questo livello. Decide di fidarsi Cozziviana, Bruttini va su Giorgio Boscagini. Cambia su tutti i blocchi Brescia, Bruttini su Spanghero, Spanghero attacca l'area, va fino in fondo, sbaglia il tiro, rimbalzo di Juan Fernandez. Vediamo l'attacco di Brescia, che ora deve per forza trovare il fondo della retina in un modo o nell'altro. Juan Fernandez attacca l'uno contro uno, non trova vantaggio dal pick and roll, si va ancora da Cittadini, marcato da Cicocco, il pareggio, arresto e tiro di Cittadini, che si gira e trova i due punti, 24 secondi e 94 da giocare, discrepanza di quasi un secondo tra i due cronometri, Verona in mano, è sotto di due, in mano il possesso per pareggiare la gara. Clamorosa di Bruttini, Rice abbandonato, va fino al ferro. E si chiude qua, Brescia batte Verona, 61-59, la difesa vince la partita, jumper di Cittadini decisivo.